Salve e benvenuti alla Piana di Astreg. Io sono Jack Sunset e in questo video della Gourm Analisi analizzeremo gli ultimi tre gormiti del Popolo del Mare della seconda serie, escluso Carapax. Ma prima, sigla! In questo video analizzerò Murena la strangolatrice, Cavarex il sergente dei mari e Ipnorana la beffarda. Cominciamo da quest'ultima. Questa gormita, lenta e dal sorriso beffardo, è capace di farti cadere in una forte ipnosi se la guardi negli occhi. Gli effetti di questa ipnosi vengono descritti nelle carte. Viene detto che ti fa vedere una grande luce piacevole e ti tiene affascinato abbastanza a lungo per permetterle di raggiungerti. In quel momento la luce si spegne e tutto ciò che riesci a sentire è il rumore delle tue ossa che vengono spezzate. Possiede anche una discreta abilità di mimetismo che viene completamente annullata con l'ottenimento dei poteri Atomic. La profonda bioluminescenza, nel suo caso, le fa rinunciare a molti punti su varie abilità per aumentare in maniera mostruosa lo psicopotere e un pochino anche la forza fisica. Ora i suoi poteri ipnotici sono irresistibili. Il grido di battaglia della serie 2 suggerisce anche un'abilità di leggere nella mente, ma non so quanto possa valere, io ve lo metto qui, poi vedete voi. Come fonte di ispirazione potrebbe avere l'ipnorospo di Futurama, oppure alcune specie di rani e rospi africani e sudamericani che producono una sostanza con effetti allucinogeni se somministrati. Ad esempio il bufo marinus, o rospo delle canne, che se leccato produce effetti simili all'LSD. Passiamo ora a Cavarex, il sergente dei mari. Questo gormita non ha alcuna abilità particolare, ma è rispettato dagli altri gormiti più che altro perché riferisce tutto quel che succede a Carapax. Ci viene anche detto che non è considerato un tipo simpatico e viene anche chiamato il ruffiano. Non ha nessuna particolare abilità e le sue statistiche sono mediamente mediocri. E non cambia nemmeno molto con la forma Atomic, che però gli concede alcune abilità speciali. La capacità di ipnotizzare con lo sguardo e di produrre scosse elettriche che ti paralizzano. Ma con questi due poteri assieme può solo bloccare il suo avversario. Sarà comunque necessario infatti l'intervento di un altro gormita per terminare il lavoro. Nel caso di una guerra ha una qualche utilità, ma in 1v1 è il massimo che può sconfiggere un gorbattente. Fisicamente è ispirato ad un cavalluccio marino, ma solo per via della testa. Non sono riuscito a trovare nessun altro parallelismo. Il suo ruolo di sergente invece è direttamente ispirato al grado militare del sergente. Non vi so dire nulla sui sergenti. Se sapete qualcosa di curioso scrivetelo pure nei commenti. Terminiamo ora con Murena la stritolatrice. Da non confondersi con la Murena che si trova nelle mappe di Gorm, un animale di cui sappiamo poco niente. La tana della Murena potrebbe essere solo una roccia a forma di Murena oppure i suoi resti depositati sul fondale marino. Ok, scusate la parentesi, parliamo della gormita. O delle. Infatti Murena ha tre teste, ciascuna con la sua volontà separata. Ma dato che molto probabilmente sono in tre dalla nascita, trovo più consono usare il singolare. In realtà potete fare come vi pare, ha senso sia al singolare che al plurale. Stessa cosa per Multiplop. È fedele a Carapax, mentre con le sue vittime è spietata. Nella carta viene fatto intendere che è più piccola di un gormita qualsiasi, ma non bisogna assolutamente sottovalutarla. Due delle teste sostituiscono le mani, e le braccia colli sono capaci di allungarsi a dismisura, tanto che potrebbero venire utilizzate per stritolare i suoi avversari. Con la forma Atomic il suo mimetismo aumenta di parecchio, rendendola letale se non si è capace di individuarla. Inoltre le sue braccia si allungano all'infinito, presupponendo quindi che nel suo corpo è presente un'infinita quantità di energia che potrebbe far collassare l'universo. Scherzi a parte, viene detto che si allungano all'infinito, ma credo sia un'esagerazione per far capire che ora si allungano molto di più. Ma ci sarebbe da fare un video in cui spiego cosa succederebbe se tutte le esagerazioni venissero prese letteralmente. Nota importante, le teste non hanno una condivisione automatica e diretta di ciò che vedono, quindi ciascuna sperimenta individualmente l'ambiente. Parliamo ora della sua ispirazione, le Murene.
Animali dalla forma serpeggiante si nascondono negli anfratti delle rocce per poter attaccare di sorpresa le loro prede, che vengono dilaniate dai loro denti simili a vetri rotti. Nonostante le loro dimensioni, non rischiano di venire feriti da rocce aguzze o possibili ricci di mare e simili, dato che producono una mucosa che li rende più resistenti. Se ne volete sapere di più, vi passo il link di un video che ne ha parlato in maniera forse più interessante. Bene, e con questo spero di aver detto tutto ciò che si può dire di questi gormiti. La prossima gormanalisi sarà unicamente su Carrapax. Ditemi nei commenti se nelle gormanalisi è meglio che analizzi uno, due o tre gormiti. Inoltre, fatemi sapere se vi va bene questa maniera di analizzare i gormiti un po' più sommaria nei confronti della loro ispirazione. E va bene. Oltre a questo, iscrivetevi al canale, mettete like, scrivete commenti, condividete in giro, spammate la carta mitos del sommo luminescente in oro 24 carati dove potete. E ci vediamo in un prossimo video o qualcosa del genere.